Da circa le 2:30, un quarto alle 3 di oggi pomeriggio, quindi io ho una bambina piccola, sono un po' sacrificata, molto sacrificata. Voi dove abitate? Qui in via Belvedere a Spoiano. La situazione adesso è tornata alla normalità, ma questo è stato l'importante disagio vissuto da una cinquantina di famiglie residenti tra i comuni di Civitella in Valdichiana e Monte San Savino. A causa della pioggia e del forte vento che si sono abbattuti in questo territorio nella giornata del 5 di novembre, intorno alle 14:30 un albero è stato abbattuto. L'albero è andato a cadere proprio sui fili dell'alta tensione e si è incendiato. Da qui l'importante guasto che ha lasciato le famiglie senza corrente elettrica fino alle 22. È arrivata una forte ventata, e il pino è secco, l'ha stroncato, è cascato sopra questi cavi dell'alta tensione, l'ha proprio staccato di netto. È una grande fiammata, si è vista. Meno male che pioveva e allora non è successo niente, se no vicino al bosco in questo modo poteva succedere un gran caos. L'intervento di Enel, ci dicono i cittadini, dopo il nostro sollecito è stato immediato, ma purtroppo le condizioni meteo non hanno permesso agli operai di intervenire prima del tardo pomeriggio. Sono intervenuti subito però, voglio essere sincero. Io l'ho chiamati alle 2:20, alle 3 erano già qui e avevano altri danni anche da altre parti, mi hanno detto però che ci voleva un po' di ore per poter rimandare la corrente. Non sapevano se mettere un generatore o rifare il collegamento dei fili. A quel punto sono stati messi in funzione alcuni generatori che hanno ridato corrente alle famiglie intorno alle 22 della sera. Nella giornata del 6 di novembre tutto è stato ripristinato.